Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntata è dedicata all'interazione con le IA, intelligenze artificiali. Sono andato da Perplexity e Gemini ed ho chiesto loro tre valutazioni strategiche sugli sviluppi futuri degli armamenti cinesi. Grumman F-14 Tomcat ingranditi e trasformati dai cinesi in bombardieri medi bimotori supersonici con ali a geometria variabile. Tupolev Tu-22M Backfire Made in China. Submerger Launched Anti-Ballistic Missile per sottomarini atomici lanciamissili cinesi. Con a bordo questi lanciatori sia dei missili ASAT oppure delle MKV Multiple Kill Vehicle. Ecco, una valutazione tecnologica e strategica molto tosta, anzi tostissima. Queste sono infatti le attese di World War III Roadmap Theory. O la Cina si poi ne parleremo, si partendo dai Grumman F-14 iraniani ne retroingegnerizzerà un bombardiere medio veloce bimotore ad ali a geometria variabile per applicare una strategia Sea Denial, ingrandendo dall'F-14 Tomcat, che è un caccia grosso e pesante, trasformandolo in mano ai cinesi tramite una vendita fantomatica di un velivolo iraniano ai cinesi per una retroingegnerizzazione di un nuovo bombardiere cinese. Oppure più probabilmente i cinesi si costruiranno dei Tupolev Tu-22M Backfire. E poi l'avvento, è atteso l'avvento dei Submerged Launched Anti-Ballistic Missile, poi ne parleremo di tutto questo. Dunque, piccola premessa, in World War III Roadmap Theory appunto si attende tutta questa roba tecnologica e in due parole cercherò di spiegarvelo. Anche se si sanno che ai cinesi manca un bombardiere medio veloce con capacità supersoniche a lunga autonomia, bimotori con ali a geometria variabile, usabile sia dalla marina militare cinese per imporre una strategia Sea Denial con missili ipersonici a testata nucleare, quanto un aereo simile, quindi un bombardiere medio veloce a geometria variabile, utilizzabile dall'aviazione popolare cinese per l'aeronautica appunto, per interdizioni in profondità con missioni sia ad alta quota che a bassa quota. Ecco, i cinesi avevano espresso interesse per il Tupolev Tu-22M, il Backfire, però i russi non hanno voluto né venderli i progetti né la linea di produzione della piattaforma aerea, né i russi per adesso hanno venduto gli aerei T-22M in linea ai cinesi. Pochi T-22M russi sono stati noleggiati dagli indiani, ma niente di più. Io penso che quando la fine della guerra in Ucraina sarà raggiunta è molto probabile che i russi vendano la linea di produzione quanto i progetti del Tu-22M Backfire ai cinesi, tanto per piantare una zeppa nel culo allo Snavi, rendendo la pariglia per l'avanzata NATO in Ucraina. Peraltro i russi hanno già sviluppato nel 1982 il bombardiere strategico Tu-160, un vettore aereo a lungo raggio da Mach 2 e 12.300 km di autonomia. Ecco, tale velivolo andrà in prospettiva a sostituire tutti i vecchissimi bombardieri ad elica Tu-95 Bear. Il Tu-22M è un bombardiere medio. Il primo volo lo fece nel 1972. Circa 2500 km di autonomia per Mach 1.8 di velocità massima, quindi è un vettore aereo sia con un'autonomia più ridotta sia con una velocità più bassa sia soprattutto con un progetto che risale agli anni 70 contro il Tu-160 che invece risale agli anni 80. Il Tu-22M non è un bombardiere strategico, ma può svolgere ruoli strategici nella strategia Sea Denial oppure per colpire velocemente dalla bassa quota obiettivi a terra. Non è un velivolo stealth, non ha, quindi è una alta e vistosa traccia termica, sonora e radar, però è un temibile avversario essendo veloce.
Dunque, quindi è inoltre bimotore e se in perfetta manutenzione la tecnologia delle ali a geometria variabile del Tu-22M Backfire fornisce sostanziali vantaggi sia nel volo supersonico quanto a bassa quota a bassa velocità. Inoltre è mia opinione che i cinesi faranno valere il peso politico di aver sostenuto la Russia nella guerra in Ucraina e ci sarà un prezzo da pagare per i russi. Per la Cina, a mio avviso, è indubbiamente preferibile iniziare a costruire e poi modificare un bombardiere medio veloce bimotore con ali a geometria variabile, invece che partire da zero nello sviluppo di un nuovo progetto, mancando alla Cina l'esperienza tecnica e tecnologica al riguardo. Andiamo a vedere come ce la racconta Perplexity su questa valutazione strategica, poi sentiremo cosa ne pensa Gemini. La probabilità che la Russia venda i progetti Tupolev Tu-22M all'aviazione militare cinese dopo la fine della guerra in Ucraina è bassa, sebbene ci siano state precedenti segnalazioni secondo cui la Cina avrebbe espresso interesse per l'acquisto del Tu-22M, non sono stati conclusi accordi significativi. Inoltre, la guerra in Ucraina ha creato tensioni significative tra Russia e Occidente, che potrebbero portare a un maggiore controllo e a potenziali sanzioni su qualsiasi importante accordo sulle armi, che coinvolga Russia e Cina. Contesto storico meno 2005 la Cina inizialmente ha mostrato interesse per l'acquisto dei Tu-22M ma è stata rifiutata meno 2012 la Cina avrebbe acquistato la linea di produzione del Tu-22M3 per un costo di 1,5 miliardi di dollari. Ma l'accordo non si è concretizzato. 2021 c'erano 66 Tu-22M in servizio con le forze aerospaziali russe. Situazione attuale 2024. La Russia è attualmente coinvolta nella guerra in Ucraina, che ha creato notevoli tensioni con l'Occidente. 2024 la Russia ha utilizzato i Tu-22M in combattimento, inclusa la guerra in Ucraina. Considerati questi fattori, è improbabile che la Russia venda i progetti del Tu-22M alla Cina nel prossimo futuro. Qualsiasi accordo significativo sulle armi, che coinvolga Russia e Cina sarebbe probabilmente soggetto a un intenso controllo internazionale e a potenziali sanzioni, rendendo un tale accordo altamente improbabile. La probabilità che la Russia venda i progetti Tupolev Tu-22M all'aviazione militare cinese dopo la fine della guerra in Ucraina è difficile da valutare con certezza, in quanto dipende da una serie di fattori interconnessi e in continua evoluzione. Alcune considerazioni che potrebbero favorire la vendita. Stretti legami tra Russia e Cina. I due paesi hanno sviluppato relazioni bilaterali sempre più strette negli ultimi anni, rafforzate da una visione comune di un mondo multipolare e da una reciproca diffidenza nei confronti degli Stati Uniti. La cooperazione militare è un aspetto importante di questa partnership, e la vendita dei Tu-22M potrebbe essere vista come un modo per rafforzarla ulteriormente. Capacità del Tu-22M. Il Tu-22M è un bombardiere supersonico a lungo raggio con capacità di attacco marittimo e nucleare. La Cina è alla ricerca di modi per migliorare le proprie capacità di proiezione di potenza nel Pacifico. E il Tu-22M potrebbe rappresentare un'opzione interessante in tal senso. Difficoltà economiche della Russia. La Russia è alle prese con pesanti sanzioni economiche a causa della guerra in Ucraina. La vendita di armi alla Cina potrebbe essere un modo per generare entrate e attenuare l'impatto delle sanzioni. Tuttavia, altri fattori potrebbero ostacolare la vendita. Instabilità geopolitica. La guerra in Ucraina ha creato un clima di grande incertezza a livello internazionale. La Russia potrebbe essere riluttante a vendere armi avanzate a un paese come la Cina, che potrebbe usarle per minacciare gli interessi degli Stati Uniti o dei suoi alleati. Modernizzazione dell'aviazione cinese. La Cina sta investendo pesantemente nella modernizzazione del proprio esercito, e potrebbe essere più propensa a sviluppare i propri bombardieri piuttosto che acquistare quelli russi. Relazione tra Cina e Taiwan. La vendita di Tu-22M alla Cina potrebbe provocare una forte reazione da parte degli Stati Uniti e di Taiwan, con il rischio di un'escalation delle tensioni nella regione. In definitiva,
La decisione se vendere o meno i Tu-22M alla Cina spetterà al governo russo. La valutazione dei fattori sopra menzionati sarà fondamentale per prendere una decisione ponderata. È importante notare che al momento non ci sono prove concrete che suggeriscano che la Russia stia effettivamente considerando la vendita dei Tu-22M alla Cina. Si tratta di speculazioni basate su analisi di esperti e su tendenze geopolitiche. Inoltre, è importante ricordare che la situazione in Ucraina è ancora in evoluzione, e qualsiasi cambiamento significativo potrebbe influenzare le decisioni future di Russia e Cina. Dunque, la valutazione di Perplexity è contraddittoria ed a dir poco disinformata e stupida. Perplexity sul tema del Tupolev Tu-22M non è edotta, oppure più probabilmente è stata programmata per mentire. Più condivisibile, razionale e schietta la risposta di Gemini, che non a caso è possibilista su questo tema. Dopo la guerra in Ucraina, coda della strategia di rigenerazione di Soros con Covid-19 e guerra in Ucraina, ecco, se volete espandere il tema su questo trovate il link in descrizione. Ecco, la mia opinione è che la probabilità della vendita dei russi circa i progetti del Tupolev Tu-22M quanto della sua linea di produzione ai cinesi è diventata un evento molto probabile. Meno probabile, a mio avviso, è divenuta la possibilità che i cinesi acquisiscano nel mondo dell'usato dagli iraniani un Grumman F-14 Tomcat e tramite il suo smontaggio e studio vadano a retroingegnerizzare l'ossimoro F-14 Backfire, ossia allargando e ingrandendo la cellula aerodinamica dell'F-14 per costruire un bombardiere medio veloce bimotore a geometria variabile, creando così un succedaneo del Tu-22M Backfire, partendo dal progetto del Tomcat. Un tomcattone, ecco, per dirla in modo più barbaro e banale, un tomcattone cinese, ecco. In World War II Roadmap Theory il tomcattone cinese, ossia il F-14 Backfire, era una possibilità concreta che questa scelta potesse essere optata per la Cina, dato che la Russia aveva negato la vendita del Tupolev Tu-22M. Dopo la guerra in Ucraina, con il sostegno cinese alla Russia, direi che l'acquisizione della Cina dei progetti quanto della linea di produzione del Tu-22M è un evento molto probabile, ed è assai meno probabile l'altra opzione, ossia l'opzione cinese di andare a recuperare nel mondo dell'usato dagli iraniani un F-14 Tomcat e utilizzare il velivolo per la retroingegnerizzazione della cellula di un bombardiere medio veloce. Andiamo a vedere cosa ne pensa su questo tema sia Perplexity che Gemini. La probabilità che la Cina importi un Grumman F-14 dall'Iran per progettare un bombardiere di motore medio veloce con ala a geometria variabile e bassa, ecco diversi motivi. 1. Disponibilità e condizioni. La maggior parte della flotta di F-14 iraniana è stata distrutta o resa inutilizzabile dal governo degli Stati Uniti. Rimangono solo pochi F-14 operativi, che probabilmente saranno pesantemente modificati e non adatti all'esportazione o all'uso nello sviluppo dei bombardieri cinesi. 2. Restrizioni all'esportazione. Gli Stati Uniti hanno severi controlli sulle esportazioni di tecnologia militare, compresi gli aerei da combattimento. È altamente improbabile che gli Stati Uniti consentano l'esportazione di F-14 in Cina, soprattutto considerando la natura sensibile della tecnologia coinvolta. 3. Sfide tecniche. L'F-14 è un caccia dell'era della guerra fredda progettato principalmente per il combattimento aria-aria. Il suo design e la sua tecnologia non sono adatti per un bombardiere di motore medio-veloce con ala a geometria variabile. La Cina probabilmente dovrebbe apportare modifiche e aggiornamenti significativi per rendere F-14 adatto a tale ruolo, il che sarebbe costoso e dispendioso in termini di tempo.
4. Opzioni alternative. La Cina ha sviluppato i propri aerei da combattimento avanzati, come il Chengdu Ilung 20, che sono Pui-100 acuto adatti alle sue esigenze militari. Inoltre, la Cina ha anche sviluppato propri progetti di bombardieri, come l'H-6, che non si basano sulla tecnologia straniera. Considerati questi fattori, è improbabile che la Cina importi un F-14 dall'Iran per progettare un bombardiere di motore medio-veloce con ali a geometria variabile. Invece, la Cina probabilmente si concentrerebbe sullo sviluppo di propri aerei militari avanzati utilizzando le proprie capacità e risorse tecnologiche. Beh, direi che Perplexity non capisce una sega. Disponibilità e restrizioni. L'Iran ha ancora in servizio Grumman F-14 Tomcat. Sono stati mantenuti in servizio in piano volo con capacità iraniane di fare manutenzione. Certo, il numero non è eclatante, ma è esiguo, però non ci sarebbero problemi tecnici da parte dell'Iran a vendere un F-14 Tomcat in possesso dell'Iran, dandola alla Cina, avendo in concambio per l'Iran un po' di tecnologia per fare microchip a nanometri più piccoli. Gli USA su tale vendita dall'Iran alla Cina non potrebbero farci niente. Sfide tecniche. Ecco, è sicuramente più facile retroingegnerizzare duplicando pezzi una volta raggiunta la tecnica della metallurgia per acciai speciali, invece che andare a sviluppare ex novo un progetto di bombardiere su cui la Cina non ha sufficiente esperienza aeronautica. Opzioni alternative. Praticamente, decisamente corretto, proprio per la buona possibilità di ottenere i progetti e linea di produzione di Tupolev Tu-29M dai russi, che rende la retroingegnerizzazione di un bombardiere medio-veloce bimotore con ali a geometria variabile, espandendo la cellula aerodinamica dell'F-14 Tomcat, una soluzione che probabilmente sarà messa da parte teoricamente dalla Cina, sicuramente. Su ipotesi teorica che sicuramente andrà in frigorifero e sarà riposta nel cestino. La tesi finale di Perplexity è quindi condivisibile, ma le ragioni logiche per cui è esposta da Perplexity sono a mio avviso totalmente false. Peraltro è atteso che l'Iran vada ad ammodernare il suo parco aereo, che è molto vetusto. Io avevo valutato che il nuovo nervo della forza aerea iraniana si sarebbe sviluppato in modo totale o prevalente su caccia MiG-29, prodotto interamente in Iran, cellula aerodinamica, motori ed avionica, immaginando anche una personalizzazione e modifica dell'avionica del MiG-29. Ma al momento questa cosa non è accaduta. L'Iran rimane focalizzata sullo sforzo nucleare. La sua componente aerea ha in parte aggiornata con acquisti in Russia di pochi MiG-29 e pochi Su-35. Per questo a mio avviso è sempre possibile, come effetti della guerra in Ucraina, che la Russia venda all'Iran progetti e linee produttive del MiG-29 in modo da mettere in grado l'Iran di costruirsi una nuova e più pingue forza aerea prevalentemente forgiata sulla personalizzazione di un MiG-29 Made in Iran. Vedremo che cosa ci porterà la storia. Per il momento andiamo adesso a sentire cosa ci racconta Gemini sul tema della vendita di F-14 Tomcat iraniani ai cinesi. È difficile stimare la probabilità esatta che la Cina importi un Grumman F-14 dall'Iran per ingegnerizzare un bombardiere medio-veloce, bimotore, con ali a geometria variabile. Diversi fattori influenzano tale probabilità, tra cui relazioni sino-iraniane. Le relazioni tra Cina e Iran sono complesse e in evoluzione. Negli ultimi anni, i due paesi hanno rafforzato la loro cooperazione economica e militare. Tuttavia, la Cina rimane attenta a non danneggiare i suoi rapporti con gli Stati Uniti, che si oppongono fermamente al trasferimento di tecnologia militare all'Iran. Disponibilità di F-14. Il Grumman F-14 Tomcat è un caccia intercettore a lungo raggio ormai fuori produzione. Gli Stati Uniti hanno ritirato l'ultimo F-14 dal servizio nel 2006.
Si stima che l'Iran possieda circa 20 F-14, ma molti di questi aerei sono in condizioni non ottimali. Capacità ingegneristica cinese. La Cina ha una solida industria aeronautica con una comprovata esperienza nello sviluppo di nuovi velivoli militari. Tuttavia, la progettazione e la costruzione di un bombardiere completamente nuovo basato sull'F-14 rappresenterebbero una sfida significativa. Costi e benefici. Importare un F-14 dall'Iran e ingegnerizzarlo in un bombardiere sarebbe un'operazione costosa e complessa. La Cina dovrebbe valutare attentamente i costi e i benefici di questo progetto prima di procedere. Alternative. La Cina potrebbe sviluppare un bombardiere medio-veloce, di motore, con ali a geometria variabile in modo indipendente. Questo le darebbe un maggiore controllo sul progetto e le permetterebbe di incorporare le ultime tecnologie. In base a questi fattori, è possibile che la Cina sia interessata all'importazione di un F-14 dall'Iran per ingegnerizzare un bombardiere. Tuttavia, la probabilità che questo accada effettivamente è incerta e dipenderà da una serie di fattori. È importante notare che questa è solo una valutazione basata su informazioni disponibili al pubblico. Solo i governi cinesi e iraniani conoscono le loro vere intenzioni. La valutazione esposta da Gemini è contraddittoria e stupida. Un testo simile a quello di Perplexity. In questo caso Gemini con il suo Large Language Model non sa che significanti correlare e si attacca sui vetri appiccicando frasi fatte, non capendo una cippa di cazzo su quello che correla. Ecco, le critiche al commento di Gemini sono identiche a quelle già esposte per Perplexity, quindi non vale la pena di andare oltre. Se volete espandere il tema, tornate indietro a riascoltare quanto detto per Perplexity, che vale per Gemini. La valutazione finale quindi di Gemini è a mio avviso corretta, ma è esposta con un contenuto totalmente errato. Adesso andiamo a discutere dell'ultimo tema, i Submerger Launched Anti-Ballistic Missile, ossia lanciatori posti su SSBN e sottomarini lanciamissili nucleari cinesi, che invece che montare i SLBM, monterebbero SLABM, ossia Submerger Launched Anti-Ballistic Missile, ossia intercettori equipaggiati con missili ASAT, oppure MKV Multiple Kill Vehicle per abbattere gli ICBM nemici nella fase di mid-course prima che i veicoli nemici sganciassero le MIRV MARV facendo moltiplicare le minacce. Spendiamo due parole sulla difesa ABM e due parole sul ruolo degli SSBN. La difesa ABM, difesa anti-ballistic missile, implementata nell'ultima fase di rientro delle testate, è diciamo una difesa contro le minacce strategiche che è militarmente perdente e finanziariamente insostenibile. È perdente puntare solo sulla difesa ABM perché non crea deterrenza. È finanziariamente insostenibile perché quando i veicoli degli SBM sganciano le MIRV oppure le MARV, le minacce si moltiplicano e non ci saranno mai sufficienti intercettori per abbattere MIRV o MARV in rientro balistico. L'unica speranza è intercettare gli ICBM nella fase di mid-course oppure nella fase di lancio. Ecco, questo si possa utilizzare con l'esempio delle esplosioni atomiche in orbita bassa nella fase di mid-course, che però creerebbe un macello tremendo in atmosfera e sui satelliti. Oppure con energia diretta, armi a energia diretta, oppure armi a energia cinetica con urti di missili ASAT e multiple kill vehicle, nonché creando appunto una densa nuvola di detriti in sindrome di Kessler, che renderebbe mettere in orbita bassa e media una cosa impossibile. Nel caso però della sindrome di Kessler, con il tempo i detriti andrebbero a colpire anche oggetti in orbita alta e creerebbero con il tempo un anello di detriti simile agli anelli di Saturno. Ecco, ma per bloccare gli SBM questi vanno intercettati o quando sono appena lanciati in fase di ascesa, che sono più lenti, intercettati ad esempio con missili ipersonici,
Ecco, ma i lanciatori dovrebbero essere vicini alle basi di lancio degli ICBM nemici, e questo non è detto che sia sempre possibile. Oppure gli ICBM vanno intercettati con armi ad energia diretta, ossia con satelliti, e laser che rimbalzando da satellite a satellite vanno a colpire gli ICBM in fase di lancio oppure in fase di mid-course. Il problema di questo, diciamo, gioco di specchi con laser consiste nel fatto che i satelliti sono obiettivi fissi oppure obiettivi semifissi che hanno orbite facilmente calcolabili e quindi sono obiettivi facilmente abbattibili, di conseguenza sarebbe facile, estremamente facile andare a battere satelliti nemici andando a bloccare una difesa spaziale basata su armi ad energia diretta rimbalzata. Rimane praticamente che andare a intercettare gli ICBM nella fase di mid-course, quando però sono molto veloci. Servono, cosa serve? Servono sensori evoluti a uno stato di superconduzione, serve quantum computing, servono missili ASAT oppure multiple kill vehicle che potrebbero essere benissimo come un payload sugli stessi lanciatori usati per gli SLBM, andando però a costruire degli SLABM. È logico, a mio avviso, pensare, cioè immaginare, un superamento dell'equilibrio MAD che c'è stato nel XX secolo con ICBM per l'avvento di nuove tecnologie, quantum computing, sensori con super avanzati in superconduzione, satelliti stealth o corazzati e immuni alla sindrome di Kessler per un limitato periodo di tempo ed ovviamente Submerged Launched Anti-Ballistic Missile, in modo da andare a colpire gli ICBM nella fase di mid-course, prima dello sgancio delle proprie testate, quindi delle MIRV o delle MARV. Queste sono le attese strategiche di World War III Roadmap Theory, il superamento dell'equilibrio MAD di guerra fredda di XX secolo, grazie al superamento con innovazioni tecnologiche, che legandosi però ad un mondo multipolare, sovrappopolato e piegato dai danni del cambiamento climatico, potrebbe far detonare una terza guerra mondiale in Siberia. Per espandere il tema della terza guerra mondiale, quindi World War III Roadmap Theory, trovate tutti i link in descrizione. Adesso andiamo a spendere due parole sul ruolo degli SSBM, ossia i sottomarini nucleari lanciamissili. Fanno parte del tridente nucleare e possono essere usati per due scopi: un attacco a sorpresa, ad esempio per attaccare un nemico scaricando MIRV o MARV sugli obiettivi nemici dopo 5 o 15 minuti dal lancio in mare. Secondo ondata nucleare sul nemico sarebbero gli ICBM, per il quale occorre circa 30 minuti di volo. Molte varie ore dopo arriverebbero i bombardieri strategici per lanciare missili aviolanciati o bombe nucleari. Ecco, ma i bombardieri strategici per poter passare occorrerebbero che trovassero una difesa aerea già totalmente distrutta. Anche un attacco di bombardieri stealth non potrebbe essere lanciato come prima ondata, in quanto tali velivoli non sono invisibili ma perfettamente visibili ai radar a bassa frequenza, e la difesa aerea potrebbe dirottare i caccia nella zona dell'arrivo per stanare i velivoli, tali velivoli stealth che sicuramente proverebbero a permeare le difese nemiche dalla bassa quota e bassa velocità. Pur avendo una bassa traccia acustica, però praticamente è una ridotta traccia radar sui radar ad alta frequenza. Ma potrebbero essere benissimo stanabili con delle piattaforme, diciamo ad esempio atmosferiche, con radar a bassa frequenza. Altro scopo dei sottomarini lanciamissili SSBM è garantire un controattacco nucleare nel caso che le forze missilistiche ed aeree fossero state colpite alla sprovvista, perdendo tutto o in larga misura la forza, per poter garantire un controattacco nucleare sufficientemente proporzionale all'offesa subita. Allora, per garantirsi una controrisposta nucleare, quindi una rappresaglia nucleare, i sottomarini lanciamissili SSBM lancerebbero i propri missili IRBM con MIRV o MARV, ossia gli SLBM. Ragione per cui i sottomarini SSBM devono navigare silenziosi, devono essere nucleari, devono stare sempre sott'acqua e devono posizionarsi sempre e ronzare sempre nelle vicinanze dei propri siti di lancio,
restando sempre in comunicazione con il proprio alto comando per ricevere ordini aggiornati. Solo una minaccia nucleare persistente e molto insidiosa, i sottomarini nucleari, tanto che la NATO durante la Guerra Fredda tallonava tutti i sottomarini nucleari lanciamissili sovietici per poterli eliminare prima che queste minacce potessero attaccare a sorpresa oppure prima che queste minacce potessero lanciare una rappresaglia nucleare. La Cina ha già alcuni SSBN, ma è atteso che la Cina superi l'equilibrio MAD di Guerra Fredda anche con lo sviluppo degli SLABM Submerged Launched Anti-Ballistic Missile, ossia praticamente montare come payload invece che un MIRV MARV utilizzando gli RBM come arma offensiva, utilizzare i lanciatori IRBM per mettere, diciamo, in orbita bassa missili ASAT o Multiple Kill Vehicle con cui andare a intercettare gli SBM nemici nella difficile fase di mid-course. Andiamo a vedere come ce la racconta Perplexity e Gemini sulla possibilità che in futuro emergano gli SLABM, Submerged Launched Anti-Ballistic Missile, andando a rompere quell'equilibrio MAD basato sugli ICBM che ha garantito, diciamo, l'equilibrio MAD durante tutta la Guerra Fredda. La Cina sta attivamente sviluppando e schierando vari tipi di missili balistici, compresi i missili balistici lanciati dai sottomarini, SLBM. La probabilità che la Cina sviluppi in futuro missili antibalistici sommersi, SLABM, dotati di missili antisatellite, ASAT, o veicoli ad uccisione multipla, MKV, per abbattere i missili balistici intercontinentali, ICBM, e alta, sviluppi e capacità chiave. 1. SLBM. La Cina ha ampliato le proprie capacità SLBM, con i sottomarini Type 94 e Type 95GA in servizio. Questi sottomarini sono equipaggiati rispettivamente con i missili Ilunga L2 e Ilunga L3, che hanno una gittata di circa 8.000 e 12.000 km. 2. Missili ASAT. La Cina ha dimostrato la sua capacità di sviluppare e schierare missili ASAT. Nel 2007, la Cina ha condotto un test missilistico antisatellite, che ha distrutto un vecchio satellite meteorologico cinese in orbita. Questa capacità potrebbe essere integrata negli SLABM per mirare ai satelliti nello spazio. 3. MKV. I veicoli ad uccisione multipla sono progettati per intercettare e distruggere più bersagli contemporaneamente. La Cina ha sviluppato e dispiegato vari tipi di missili balistici, compresi i missili balistici intercontinentali di F-31 e di F-31, dotati di testate multiple. Questa tecnologia potrebbe essere adattata agli SLABM per migliorare le loro capacità di intercettazione. Rilevanza strategica. Lo sviluppo di SLABM con missili ASAT o MKV migliorerebbe significativamente le capacità strategiche della Cina. Ciò consentirebbe alla Cina di sistemi di difesa antimissile statunitensi. Gli SLABM potrebbero potenzialmente eludere i sistemi missilistici antibalistici ABM statunitensi operando da posizioni sommerse, rendendo difficile per gli Stati Uniti rilevarli e intercettarli. Prendere di mira i satelliti statunitensi. I missili ASAT integrati negli SLABM potrebbero prendere di mira i satelliti statunitensi, interrompendo i sistemi critici di comunicazione e navigazione. Ciò avrebbe un impatto significativo sulle operazioni militari statunitensi e sulla sicurezza nazionale. Migliorare la deterrenza nucleare. Lo sviluppo di SLABM con capacità di intercettazione potenziate rafforzerebbe il deterrente nucleare della Cina, rendendo più difficile per gli Stati Uniti neutralizzare le forze nucleari cinesi in un potenziale conflitto. 2. Chiusa parentesi quadra. Conclusione. Considerati i continui progressi della Cina nella tecnologia SLBM, nelle capacità ASAT e negli MKV, è molto probabile
che in futuro la Cina svilupperà SLABM dotati di missili ASAT o MKV, questo sviluppo migliorerebbe in modo significativo le capacità strategiche della Cina e rappresenterebbe una sfida significativa per i sistemi di difesa missilistica degli Stati Uniti e per la sicurezza nazionale. Perplexity non capisce una sega. Un fantomatico SLABM non si userebbe per una lotta ai satelliti nemici. Già ci stanno i missili ASAT oppure i laser a terra e rimbalzati da satelliti in orbita per andare a colpire altri satelliti in obiettivi fissi o semifissi con orbite note. I fantomatici SLABM servirebbero per intercettare gli ICBM nella fase di mid-course, distruggendoli prima che gli ICBM rilasciassero le proprie MIRV o MARV, andando a moltiplicare le minacce nucleari. Perplexity è una pera marcia che non capisce un cazzo. Anche in questo caso la valutazione finale di Perplexity a mio avviso è corretta, ma il presunto ragionamento esposto da Perplexity è totalmente sbagliato. Palese segno che la intelligenza artificiale, la demenza artificiale, è solo una deficiente che correrà significanti, di cui non ne capisce una sega del loro significato. Andiamo a vedere come ce lo racconta Gemini sull'avvento dei SLABM. È difficile stimare con precisione la probabilità che la Cina sviluppi missili antibalistici sommergibili, SLBM, equipaggiati con missili ASAT o Multiple Kill Vehicles, MKV, per abbattere missili balistici intercontinentali, ICBM, dai loro lanciatori di sottomarini. Tuttavia, ci sono diversi fattori che suggeriscono che questa è una possibilità da prendere in seria considerazione. 1. Crescenti investimenti cinesi nella tecnologia missilistica. La Cina ha aumentato significativamente i suoi investimenti nella tecnologia missilistica negli ultimi anni. Questo include lo sviluppo di nuovi tipi di SLBM, come i Lilunga L3 e i Lilunga L4, che hanno una gittata più lunga e carichi utili più pesanti, che potrebbero ospitare ASAT o MKV. 2. Sviluppo di ASAT e MKV. La Cina ha già dimostrato la capacità di sviluppare ASAT e MKV. Nel 2007, un missile antibalistico cinese ha distrutto con successo un satellite meteorologico in orbita. Più recentemente, la Cina ha testato un MKV che è stato in grado di colpire e distruggere diversi bersagli spaziali contemporaneamente. 3. Dottrina militare cinese. La dottrina militare cinese enfatizza la capacità di negare l'accesso al nemico nello spazio. Questo include la capacità di abbattere i satelliti nemici, che potrebbero essere utilizzati per la navigazione, la comunicazione o la raccolta di informazioni. 4. Minaccia percepita dagli ICBM statunitensi. La Cina considera gli ICBM statunitensi una seria minaccia alla sua sicurezza nazionale. Lo sviluppo di SLBM con ASAT o MKV potrebbe essere visto come un modo per deterrere un attacco statunitense o per ridurre la sua efficacia in caso di conflitto. 5. Sfide tecnologiche. Tuttavia, ci sono anche alcune sfide tecnologiche che la Cina deve superare per sviluppare con successo SLBM con ASAT o MKV. Queste sfide includono lo sviluppo di sensori e sistemi di guida in grado di individuare e colpire bersagli spaziali con precisione, nonché lo sviluppo di testate in grado di resistere all'ambiente spaziale e di generare abbastanza forza per distruggere i satelliti. In conclusione, è difficile dire con certezza se la Cina sarà in grado di sviluppare SLBM con ASAT o MKV in futuro. Tuttavia, i fattori sopra menzionati suggeriscono che questa è una possibilità reale e che la Cina sta investendo significativamente in questa tecnologia. È importante notare che questa è solo un'analisi e che la situazione potrebbe cambiare in futuro in base a nuovi sviluppi tecnologici, politici o economici.
anche Gemini non capisce una sega. Più delle volte Gemini associa gli SLABM come arma contro i satelliti. Solo una volta nel discorso Gemini ha associato gli SLABM come intercettori di ICBM. L'analisi finale di Gemini a mio parere è corretta, ma il ragionamento della demenza artificiale non è un ragionamento, ma solo uno strider di unghie che si aggrappano agli specchi, perché il Large Language Model non ragiona, ma correla significanti di cui Gemini non ne capisce una siga. Infatti le tecnologie per costruire gli SLABM già ci sono tutte. Quello che manca sono supersensori sensibili prossimi alla superconduzione per avere una precoce visione del lancio degli ICBM da una zona, un'eventuale zona di lancio, quindi praticamente essere capaci di catturare gli infrarossi dei motori del lancio, che sono praticamente degli ICBM in fase di lancio. Occorrono supersensori sensibili prossimi alla superconduzione. Serve quantum computing per calcolare rapidamente la traiettoria e trasferire la soluzione di tiro agli SSBN per il lancio dei missili SLABM, anzi per il lancio del missile SLABM, che poi in orbita bassa sgancerebbe il cluster di missili ASAT oppure il cluster di MKV, Multiple Kill Vehicle, per abbattere con urtia di energia cinetica gli ICBM nella loro fase di mid-course. Servono poi satelliti autodifensivi e resistenti alla sindrome di Kessler. Sono infatti i satelliti l'anello più importante della catena, che permetterebbe loro di spottare le minacce strategiche, allertando e misurando la minaccia. E poi il quantum computing calcolerebbe le traiettorie e trasferirebbe poi le soluzioni di tiro all'SSBN, che lanciando un solo SLABM, poi il cluster di missili ASAT e OMKV si spargerebbero nelle aree di intercettazione dell'ICBM in mid-course. Per l'avvento dei fantomatici satelliti autodifensivi ed immuni alla sindrome di Kessler vi rinvio all'altro podcast. Va bene, per questa lunga puntata pipponica, molto cervellotica, guerra fondaia, forse anche un pochino fantascientifica, è un po' tutto. Un saluto, ciao, alla prossima!